Sono bastati pochi minuti di pioggia battente, un tipico rovescio stagionale, per far emergere ancora una volta gli atavici problemi in termini di deflusso di acqua piovana di certe zone ormai arcinote di Fano. Dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco non viene segnalato alcun tipo di intervento, né su Pesaro e nemmeno dai distaccamenti, tra cui anche Fano, ma le immagini che sono girate via social e ci sono arrivate anche alla nostra pagina di Reporter di Strada sono quelle che potremmo ripescare dalle passate stagioni. Viale Piceno trasformato in un torrente d'acqua con le attività commerciali che frettolosamente corrono ai ripari, con un automatismo che scatta fulmineo, ormai rodato in anni e anni di allagamenti, ed è l'emblema di questa condizione. E anche questa volta la cosa si è ripetuta in tutta la sua consuetudine. Anche via Felice Cavallotti, altro punto dolente, ha visto i rivoli d'acqua che allagavano sia la sede stradale che il marciapiede. Qua ha piovuto 5 minuti di pioggia abbondante e siamo a questo livello. Eccoci, guardate un po'. Guarda un po', ecco, bene bene, come sempre, ecco, siamo di nuovo allagati. Nelle zone interne di Fano non si segnalano situazioni critiche, fatto salvo per la zona di Rosciano, nello svincolo per il Codma, dove la sede stradale è stata tutta invasa dall'acqua.